Sì, ci sono, sì. Se pensiamo al contrario possiamo già andare a casa, no? Invece ci sono tante partite ancora. Dobbiamo pensare di giocare come nel secondo tempo e sicuramente qualcosa in più riusciamo a fare. Se avessimo una continuità sicuramente non saremmo in questo posto in classifica, quindi abbiamo delle difficoltà e dobbiamo lavorarci e prendere quel qualcosa di buono che abbiamo, quindi bisogna andare avanti e crederci. Tale. Penso che tutte le squadre che sono di sotto, quando non arrivano i risultati, è così, non lavori serenamente, poi magari il primo errore che viene castigato diventa più difficile. Però l'atteggiamento del secondo tempo è stato migliore, prendiamo quello di positivo che è stato, dai. Sì, quello sicuramente, però abbiamo visto anche l'anno scorso che è una squadra che aveva molti più punti e ha fatto tutto il girone di turno ed è retrocessa, quindi dobbiamo stare lì sul pezzo, lavorare e a testa bassa, sapendo che è difficile, è dura, però bisogna andare avanti. Finché c'è la matematica per poter fare qualcosa di positivo bisogna crederci. Cerchiamo di lavorare, però non è così facile. Vedi, al primo errore che facciamo veniamo subito castigati, quindi diventa pesante. Però, come ho detto, bisogna crederci e andare avanti. Ma penso 50-50. Noi forse eravamo troppo attendisti e loro sappiamo che hanno giocatori che in palleggio sono molto bravi, quindi siamo riusciti un po' a tenere botta, poi la punizione, il mio errore, è stato bravo a montare e a crederci perché la palla non è che mi è andata via di tanto. E niente, poi dentro, poi ho fatto il secondo subito e per loro era molto più facile giocare. Però l'atteggiamento del secondo tempo è stato giusto, abbiamo fatto qualcosa di più, fatto gol, peccato, loro alla prima occasione ci hanno fatto subito gol, quindi vedi il calcio com'è. Non mi va di venire quando le cose vanno bene, come al solito mi assumo le mie responsabilità, non ho problemi a farlo, quindi ci metto sempre la faccia comunque.